con immenso piacere il benvenuto e un grande applauso ad Alessandro Ambrosi. Buongiorno a tutti, salve. Ciao Alessandro, ho detto sicuramente la storia del Catania, sarai il bomber che ha la migliore media gol, perché il tuo arrivo a gennaio fu a dir poco devastante, purtroppo poi finì con quel finale di playoff. Come abbiamo anche avuto il modo di parlare grazie a Facebook, sicuramente tu ben sai che nonostante sei stato solo pochi mesi a Catania, l'affetto che hanno i rossoazzurri per te è veramente grande, così come il tuo affetto per Catania. Posso confermarlo pienamente, mi fa piacere, ecco, insomma, posso ribadirlo personalmente nella tua trasmissione, perché effettivamente, pur avendo giocato solamente 6 mesi a Catania, ho un ricordo non bello, ma eccezionale della piazza, dei tifosi, dell'ambiente. E l'ho sempre detto, in qualsiasi posto ho giocato, che il mio grosso rammarico è stato quello di non aver potuto continuare negli anni successivi, nonostante ci sono state più volte tanti riavvicinamenti, la possibilità di giocare a Catania, per riprendermi anche un pochettino da quello che secondo me c'era stato scippato quell'anno, perché perdemmo sicuramente un campionato che, a detta di tutti, eravamo la squadra sicuramente più in forma e sicuramente migliore dell'intero campionato. Eh già, e poi anche la doppietta che tu facesti quel 12 febbraio a Messina, quindi noi il Messina l'abbiamo pure battuto in campionato, però i playoff purtroppo sono un terno all'otto e il Catania, nonostante la posizione in classifica un po' sfavorevole, era la grande favorita, poi purtroppo ne uscì quella bizzarra finale andata e ritorno, e non sempre purtroppo nei playoff la squadra migliore vince. No, ma tra le altre cose noi venivamo da una semifinale vinta chiaramente con l'Avellino, che esatto, era la squadra forse più forte ancora. Nella finale con Messina feci gol anche nella esatto, finale d'andata, io, e poi fummo ripresi su un rocambolesco gol, prendemmo una cosa che sinceramente non so quante volte. E poi per la finale di Messina, dove sinceramente non giocammo una grossa partita, però diciamo che era talmente grossa la delusione per il pareggio subito al Cibali che perdemmo, insomma, e lasciamo che Messina andò lì. Però ecco, ricordo, ho solamente ricordi eccezionali, non ho veramente nulla da qualcosa di stato nulla dal primo giorno che sono arrivato a giugno che sono andato via, solamente ricordi eccezionali per la tifoseria, per la piazza, per la città, e sono stato e sono tuttora un tifosissimo del Catania, la seguo sempre quando mi è possibile, insomma. Non so se questo tu l'hai mai saputo, che sei stato l'unico giocatore a cui le curve del Catania hanno dedicato un coro, e da allora figurati che sei stato l'ultimo ad avere attribuito un coro da parte dei tifosi del Catania. E secondo ricordo che io di Alessandro Ambrosi è un po' particolare, perché stiamo parlando di Catania-Avellino, una bellissima semifinale in cui segnò anche Ambrosi, e Ambrosi uscì purtroppo a un certo punto infortunato nei minuti finali. Io mi ricordo che praticamente a fine gara siamo usciti tutti quanti alla curva, davanti a Debunà è uscito un ragazzo in accappatoio preso in braccio, che era Alessandro Ambrosi, che lo stava portando all'ospedale. Ma tutti quanti dicevano: Ambrosi, come stai, come stai? E tu tipo alzavi le mani perché ti stavano tra virgolette quasi assalendo affettuosamente. Poi Ambrosi per fortuna giocò e segnò anche la finale come stai, quindi due cose particolari, sia per il coro penso che ti abbia fatto sapere, sia quella volta che hai visto ancora di più non soltanto l'affetto ma anche la preoccupazione dei tifosi rossoazzurri, che si spaventavano di non avere proprio il grande protagonista di quella stagione, di quel 2001, per la finale contro il Messina. Queste cose che mi hai anticipato me l'hanno detto, me l'ha riportato qualche tifoso, e sinceramente sono non contento ma sono orgoglioso, perché secondo me Catania non è certo una piazza che dove insomma posso fermarsi a queste categorie. Secondo me Catania è la piazza che merita, è Serie A e basta, quindi quando per me si parla di Catania si parla della massima importanza a livello calcistico, perché è una città che merita sotto tutti i punti di vista piazze importantissime. Per quanto riguarda quell'altro episodio invece ricordo benissimo, il più preoccupato di tutti ero io, perché purtroppo ero terrorizzato dal fatto di non poter magari giocare, ma sicuramente a Mister Guerrini avrei inventato di tutto pur di partecipare, magari mi sarei fatto appunto tutto, avrei fatto di tutto pur di giocare la finale, quindi come vuoi fu. Però purtroppo insomma, ecco, l'unica nota stonata fu quella purtroppo andando all'epilogo delle due finali, insomma. Tu ovviamente conosci bene la Serie C perché l'hai vinta anche col Crotone, tanto fu proprio il Crotone che tanto una delle poche tifoserie gemellate col Catania a fare da tramite per il tuo passaggio in rosso azzurro. Ecco, ma i misteri, tra virgolette, su Alessandro Ambrosi sono stati sempre questi, perché dopo quello straordinario gennaio, dopo questi straordinari playoff, più volte si è parlato sia che tu fossi del Crotone, dell'Ancona, di chissà che Ambrosi dovesse tornare al Catania. Si parlava, Ambrosi sta arrivando all'aeroporto, cioè si arrivò quasi alla leggenda metropolitana, questa mani fa parte del Catese. Ma come mai non si è mai riuscito a compiere questo ritorno, secondo te? Guarda, io ti dico subito, l'anno successivo, subito, quando noi perdemmo il campionato di Messina, io ero in ero di proprietà del Crotone, io rifiutai tutte le offerte che mi vennero in quell'estate, ricordo benissimo, fino a settembre, andando addirittura anche in rottura con il Crotone proprio per aspettare Catania e la famiglia Caucci. Quindi mi ritrovai praticamente a fine del campionato ad andare in via da accettare a malincuore, rifiutai il Southampton in Premier addirittura,
e andai ad Ancona a novembre ormai. Io cominciai a campionare a novembre proprio per aspettare Catania. Non si fece nulla, dopodiché si ripresentò l'occasione a gennaio. L'occasione a gennaio era l'Ancona, ma il problema fu che l'Ancona era il dottor Pieroni, che era il segretario del Taranto, quindi mi disse, qualora io avessi voluto abbandonare l'Ancona, cioè lui era il proprietario del Taranto, quindi non mi mise le basse nelle proprie cose per un mio ritorno a Catania, al quale io avevo messo Spalletti, ricordo, e ero lì che avevo la testa solo per tornare a Catania, e purtroppo fino all'ultimo giorno, l'ultima ora del calciomercato, io ero pronto per tornare, ma purtroppo non mi impedirono il ritorno poi a livello societario, avendo interessi contrastanti. E l'altra volta che fui molto vicino al ritorno fu da quando io ero a Pisa in C1, che fu il primo anno di B del Catania, se non erro, quando le cose non stavano andando troppo bene, fui richiamato di nuovo e lì non si concretizzò perché il Pisa si oppose, nonostante la mia richiesta. Quindi da parte mia c'era sempre una speranza, veramente c'è sempre stato, io ho fatto di tutto, ho spinto per quanto mi fosse possibile allora di poter tornare a Catania, perché effettivamente per me era un sogno tornare a giocare al Cibali di tutto quanto. Purtroppo sono state una serie di concatenazioni che mi hanno bloccato. Io ti ripeto, ti assicuro che nell'estate successiva alla finale persa con il Messina io rifiutai offerte importantissime, addirittura non imprendere col Southampton, non andai per aspettare proprio la possibilità di tornare a Catania, perché avevo un accordo già di massimo con il presidente, allora Caucci, tutto quanto, però purtroppo non fu possibile la cosa. Comunque poi andò bene perché Catania comunque salì in vivo stesso. Quindi ci fa piacere ancora a distanza di tempo che Ambrosi abbia ancora una volta ribadito il suo desiderio di tornare rossoazzurro. Ma parlando purtroppo del presente, insomma, ci sono state vicende anche extra calcistiche che hanno portato in fondo il Catania. Tu un campionato proprio col Crotone l'hai vinto in giugno. Secondo te questa squadra può farcela, anche se adesso c'è questo meno 7 e potrebbe tornare a meno 1? Non so se tu hai seguito le vicissitudini anche calcistiche del Catania. Tu come vedi il Catania pronto a questo campionato che inizia domani? Guarda, io dico una cosa, secondo me il Catania, per organico, per tutto, comunque una squadra competitiva che lotterà sicuramente per il primato, anche perché vedo una Lega Pro sinceramente al di là dei nomi del blasone delle società, non vedo questi grossi valori, insomma, vedendo un pochettino le rose e tutto quanto. Quindi credo che il Catania già per struttura poi ha dei giocatori ottimi, insomma, penso che possa fare tranquillamente un campionato di prima fascia. Poi comunque è un dovere da parte di chi sta nel Catania giocando in Lega Pro, cioè se non altro, non ti dico di arrivare primo, ma insomma di stare lì tutto il campionato per far sì che di uscire quanto prima da questa categoria. Quindi ritengo che per blasone, per importanza, per tutti, il Catania sia obbligato a recitare un po' un ruolo da protagonista. Ti ripeto, poi la cosa che spinge a favore è che io sono convinto che basta veramente poco al popolo catanese, ai tifosi, per far sì che quando poi la squadra vada bene venga da sé che vinca le partite, perché con quel seguito, con quel pubblico, sfido chiunque ad averli. Quindi ripeto, veramente non si parla di dodicesimo uomo in campo, giusto per dire, ma perché effettivamente si sente la presenza quando si gioca nel Catania. In conclusione, cosa fa adesso Alessandro Ambrosi? Ho un centro sportivo di mia proprietà a Fiuggi, dove vivo, perché sia una società, gestisco una scuola calcio mia e faccio l'osservatore, mi occupo dei giovani, del settore giovanile, insomma. Adesso lavoro con il Frosinone, perché è la società che ho qui vicino, quindi lavoro come osservatore per il Frosinone e niente, quindi mi dedico ai giovani, mi piace lavorare con i ragazzi, diciamo che è la cosa che preferisco, insomma, perché sicuramente c'è ancora quello spirito prettamente sportivo, agonistico, quindi ci sono i valori veri, insomma, è bellissimo lavorare con i ragazzi proprio per questo motivo.